Roberto Bussetti, sindacato scuola, si prepara Vittorio Venezia. A meno che non... Salve a tutti, come prima cosa volevo dire una cosa che non ero preparata nel mio intervento, ma io rispetto le opinioni di tutti, comprese quelle del compagno Vezzosi, con cui sono anche d'accordo su alcune affermazioni fatte, ma dire che lo sciopero della scuola, l'organizzazione sindacale è stata costretta a farlo dai lavoratori, mi sembra ingeneroso, soprattutto nei confronti di quei nostri delegati che all'interno delle scuole hanno preparato questo sciopero cercando di informare anche i propri colleghi in un momento in cui la disinformazione su quello che era la buona scuola era suprema. Quindi. Ragazzi, allora può darsi che io... Non cominciamo così perché sennò... Ripeto, io la cosa di questo sciopero l'ho seguito in prima persona, ho contribuito a fare le assemblee in ogni scuola, ho sentito il parere dei lavoratori, abbiamo fatto tutta una serie di cose. L'FLC spesso e volentieri da sola negli anni precedenti ha contrastato le azioni sulla scuola, ripeto, a volte anche da sola. Io ritengo, ma è un'opinione personale con cui potete tranquillamente non essere d'accordo, che non sia stato generoso questa cosa. Detto questo, vorrei parlare un attimo del problema della scuola. Il problema della scuola per molti versi è uguale a quello di molte altre categorie. Da noi esiste un problema salariale, i lavoratori della scuola sono tra i peggio pagati in Europa, esiste un problema contrattuale, il nostro contratto l'ultima volta è stato rinnovato nel 2006 e ancora oggi non si parla di rinnovo, esiste un attacco al contratto nazionale. Nella scuola noi abbiamo ereditato dal ministro Brunetta una legge fortemente voluta che dice che una volta che una legge si è occupata di una materia salariale, di una materia contrattuale, i contratti non potranno mai più discuterne. A meno che la legge non porti al suo interno una clausola che dice sono modificabili dai contratti. Ovviamente da questa legge in poi nessuna legge ha portato questa clausola e non la porterà neanche il decreto legge attualmente in discussione. Questo vuol dire che nella scuola è possibile svuotare il significato del contratto nazionale semplicemente facendo tante leggi che si occupano di materie contrattuali, perché il contratto non potrà mai più occuparsi di queste norme. Da questo punto di vista tutte le leggi deleghe che vengono inserite all'interno del decreto legge in discussione vanno appunto in questa direzione. Peraltro lo stesso governo che attualmente è in carica si opponeva a un disegno di legge Aprea che voleva appunto la decontrattualizzazione della scuola, non si capisce perché a questo punto sia d'accordo con un'operazione che ottiene la stessa cosa attraverso un'altra strada. Ma non volevo dire soltanto questo, in realtà volevo fare presente in un quadro che ripeto spesso e volentieri disinforma piuttosto che informare, voglio dire che il problema a scuola è un problema che riguarda tutti quanti, non soltanto i lavoratori della scuola, perché è necessaria una riforma della scuola, siamo tutti d'accordo che è necessaria, soprattutto dopo che in questi anni i governi di centrodestra che si sono susseguiti sono intervenuti pesantemente anche sulla parte normativa e didattica, ma è necessaria una riforma che parta dalla didattica, cioè da cosa insegno nelle scuole. Cosa insegno nelle scuole, il modello, che cosa voglio fare, dipende molto dal modello di società che ho in testa, perché io nella scuola formo i futuri cittadini, non solo i futuri lavoratori. I valori che passo all'interno della scuola sono i valori che passeranno nella società civile del futuro, ed è importante che questi valori siano quelli fondanti di democrazia, di discussione e di altre cose. Questo disegno di legge va in questa direzione? Assolutamente no. Perché? Perché impone un modello verticistico all'interno di quella che era un'organizzazione collegiale. Dagli anni 70 l'impostazione della scuola italiana era di creare una comunità educante dove tutto il personale,
insegnanti, assistenti, il personale che si chiama ATA, che sono gli ausiliari, i tecnici e gli amministrativi, assieme ai genitori e assieme agli studenti, creava una comunità che fosse educante, soprattutto nella scuola primaria, con il modello che c'era, aveva raggiunto ottimi risultati, tant'è che dall'estero venivano a studiare il modello italiano nel campo della scuola primaria. Ora, è da un po' di anni a questa parte che questo modello collegiale viene messo in discussione e questo disegno di legge mette un altro tassello, perché la filosofia che c'è dietro è invece quella, che va molto più di moda attualmente, di un uomo solo al comando. Vengono date responsabilità maggiori al dirigente scolastico, soprattutto nel campo dell'indirizzo. Decide una persona sola qual è l'offerta formativa di quella scuola. Sono state presentate degli emendamenti, ma che non cambiano questa sostanza. Gli organi che si chiamavano collegiali, perché vedevano assieme le varie componenti della scuola, insegnanti, con l'altro personale, il dirigente, i genitori, gli studenti ovviamente nella scuola superiore, si chiamavano appunto collegiali perché il lavoro era comune, vengono svuotati di significato e diventano dei semplici organi consultivi. Questo porta appunto a una riforma di senso verticistico, in cui uno solo, cioè il concetto della persona sola, che è in grado di dirigere in maniera più efficace. Questo concetto portato all'estremo vorrebbe dire che la monarchia è molto più efficiente della democrazia, perché un monarca illuminato è molto più efficiente. Detto questo, mi tengo tutta la vita alla democrazia. Quindi è proprio sbagliato il concetto di questo tipo di riforma. Poi vengono dette un sacco di cose, ma come? Il sindacato si oppone a una riforma che porta delle assunzioni? Ovviamente no, alla parte delle assunzioni non obiettiamo certo, tant'è che noi abbiamo chiesto, per uscire dal ricatto che questo governo sta facendo, dovete approvare tutto il decreto legge entro la fine di agosto, altrimenti non riusciamo a fare le assunzioni a settembre, quindi le assunzioni, se le volete, dovete metterci dentro tutto il resto. Noi abbiamo chiesto di stralciare le assunzioni e di discutere più approfonditamente del resto, ma guardiamoci in faccia: queste assunzioni sono figlie, se non lo sapete è bene che venga detto, di una procedura di infrazione che la Corte Europea che l'Unione Europea ha posto nei confronti dell'Italia, perché tutti noi, cioè il fisco, pagheremo miliardi di multa perché i precari italiani, che avevano il diritto dopo 3 anni di servizio continuativo essere assunti, si sono visti negare questo diritto. Sono stati fatti dei ricorsi, sono state fatte delle cose e lo Stato italiano sta pagando per questa cosa qua. E ora è necessario assumerli, altrimenti il rischio è che ci siano tutta una serie di contenziosi che lo Stato dovrà pagare, peraltro la procedura infrattiva la pagheremo. Se vi andate a guardare il disegno di legge, sono previsti 20 milioni di stanziamento per i prossimi 2 anni, 10 milioni all'anno, per pagare il contenzioso che il governo sa già che perderà in questo senso. Quindi siamo d'accordo con le assunzioni, ma non ci vengano a raccontare che è stata una scelta ponderata, è stata una scelta di necessità e si fa di necessità virtù. Certo, oltre a questo, l'altra questione è la questione degli investimenti. Si dice che questo governo ha investito nella scuola, bisognerebbe fare i conti però totali, perché non esiste solo il decreto legge in discussione. Prima c'è stata una legge di stabilità, una finanziaria. Se nella legge finanziaria taglio 1 miliardo e adesso ne investo 1 miliardo e qualcosa, il totale dell'operazione è che ho messo molto poco all'interno della scuola. E vi ricordo che noi siamo il penultimo paese europeo per percentuale di PIL investita nell'istruzione. Per arrivare alla media europea di percentuale di PIL investita nell'istruzione dovremmo stanziare domattina 17 miliardi di euro. Questo ci dice che questa riforma non risolve i problemi, lascia inalterati dei problemi e molto spesso purtroppo, come in altri casi, è stata un'operazione soprattutto propagandistica. Grazie.